Siamo qui in un posto eccezionale e siamo qui con Iago Artist. Ciao Iago, bello vederti. Piacere, benvenuto. Grazie per accoglierci nel luogo dove le cose si generano. Tu sai già che il nostro evento annuale quest'anno è dedicato alla parola rigenerazioni e quindi vorrei fare un viaggio con te parlando di come nasce un'opera, da dove arriva l'idea, l'ispirazione, come un blocco così maestoso di marmo poi diventa una delle tue creazioni bellissime. Quindi intanto da dove nasce l'idea, da dove si genera anzi l'idea creativa? In tanti modi diversi. Io vivo oggi questa conversazione, la vostra presenza inevitabilmente mi condizionerà e quindi farà parte evidentemente di un suggerimento che potrebbe arrivare, ma comunque del lavoro, perché magari stavo facendo altro e quindi voi partecipate. Mi piace l'idea che tutto quello che ti circonda possa condizionare in un modo o nell'altro il tuo lavoro, perché ho fatto esperienza nel tempo che, come dire, che sono riuscito a fare delle cose anche di cui sono orgoglioso, che mi piacciono pochissime, e quindi evidentemente tutto ha partecipato, questo lo capisco oggi meglio di prima, e allora dico sicuramente la vostra presenza sarà un valore. Questo mi permette anche di dire che se sbaglio posso dare la colpa a qualcuno che non sono io, credo ho sbagliato perché quelli mi hanno distratto. Insomma, se nella tua produzione vedessimo in futuro un carrello della spesa, sappiamo di averti un po' condizionato, come Banksy. 100%. Del resto 100%. Mi viene in mente che gli artisti prendono spunto dal quotidiano, no? Banksy tra le sue opere ha fatto tanti carrelli della spesa perché è un oggetto che appartiene al nostro immaginario. Forse ci scarrozzavano dentro un carrello quando eravamo piccoli, oggi rappresenta tante cose, molte persone si sono conosciute al supermercato, si sono innamorate al supermercato. Mi interessa sapere che consumatore sei. Intanto la spesa la fai tu, la fai in compagnia, la fai una volta al mese lo spesone o la fai tutte le settimane? Dammi qualche... Dipende dove la faccio, perché se sono ad Anagni, nel paesino, incontro talmente tanta gente che conosco che potrei passare una giornata a parlare d'altro e uscire senza aver preso quello che mi serviva. Cerco di essere attento, come dire, rispettare quelle che sono le necessità fondamentali, perché una cosa che non posso tollerare, questo per motivi di educazione, ho la cucina di mia nonna nella testa in questo senso, è che lasciare qualcosa nel piatto è peccato mortale, così anche come buttare, quindi evito di essere accumulatore, no? Con l'idea di vabbè, quello mi serve quell'altro. E quindi è un po' morigerato in questo senso, perché non riesco ad allontanarmi da quel sentimento. Non so se è una cosa giusta o sbagliata, però io ci vivo bene dentro. Penso di poter migliorare e non so neppure chi è il consumatore modello. Sicuramente consumare non è una delle parole più belle che abbiamo nel vocabolario. A me mi piace le parole che sanno di resistenza, no? E invece tutto ciò che, quindi il marmo per esempio, è una cosa che ha il sapore della resistenza. Nonostante tutto, sottoterra poi riemergono queste cose, quindi tendo a volermi concentrare su quello. Quando mi chiedi perché comunico così tanto, ti riferisci al modo in cui trasformo tutto questo in qualcosa che vive anche online, sì, e che entra nelle tasche delle persone. Perché mi sono sentito... Io sono stato solo all'inizio del mio lavoro, non avevo nessuno che mi rappresentasse, quindi il social, la galleria online era un modo per portare equilibrio in tutto ciò che vedevo che funzionava e mi poteva servire a livello lavorativo, che non avevo, perché il mio lavoro non rientrava nella poetica di chi mi poteva rappresentare, perché era vecchio, insomma, non era adatto, ed è giusto così. Insomma, il gusto e il piacere al primo posto. Quindi ho dovuto creare un altro metodo, il mio personale, per un fatto di sopravvivenza, per un fatto di poter essere libero di creare le mie possibilità da me, e anche per aiutare la famiglia eventualmente, perché non potevo rinunciare a fare quello che amavo sapendo di doverlo trasformare in un lavoro, ovviamente, in qualcosa di misurabile, non semplicemente ho voglia di svegliarmi la mattina e sentirmi artista. Lo può far chiunque questo. Quindi la cosa si è sviluppata nel tempo, perché la mia comunicazione online nasce con la nascita dei social. È stato uno strumento che ho visto e ho detto: questa cosa
può funzionare con le cose che faccio, perché no? Poi sono uno che sperimenta, che si butta, tanto le cose se non le provi non lo capirai mai se potevano andare bene o meno. Quindi sono cresciuto e mi sono evoluto con quel sistema. Credo che a un certo punto uno si debba anche allontanare un pochino per non rimanerne schiavo o vittima. E perché voglio prendermi anche la libertà domani mattina di svegliarmi e con la consapevolezza di essere anche altro. Dentro la nostra parola chiave rigenerazioni ci sono anche le generazioni. Che idea hai dei ragazzi con i quali entri in contatto, delle nuove generazioni? Cosa sta succedendo secondo te e come impatta tutto quello che abbiamo intorno nei confronti dei ragazzi che stanno crescendo? Una domanda delicatissima, perché ho sempre più a che fare con i più giovani e per quanto mi riguarda l'altro è materiale umano e soprattutto più scendi, cali di età e più attenzione devi prestare. Le cose che dici le devi misurare molto bene, perché è come l'argilla. Cioè tu puoi fare un capolavoro, puoi fare un disastro. È sempre un problema di comunicazione, no? Non puoi fare una scultura, lavorare il marmo con gli strumenti dell'argilla. Quindi se vuoi capire quali strumenti usare, devi conoscere prima il marmo. Noi invece partiamo con gli strumenti, quindi tu vai a scuola e ti ritrovi pronti con gli strumenti, ma nessuno sa che materiale c'è di fronte, ti ritrovi a fare dei disastri infiniti. Poi nella maggior parte dei casi, questo è un problema gigantesco, il lavoro dell'insegnante è il sottopagato e è facile anche diventare insegnante, dovrebbe essere difficilissimo, come diventare notaio secondo me. E lo paghi molto di più, almeno vedi la fila di persone che si impegnano il doppio, perché capita anche che trai pochi, perché sono pochi che lo illuminati che lo fanno con un senso di missione, perché non è un lavoro ma una missione, e ci sono pure quelli frustrati che chiaramente devono lavorare, hanno una laurea, allora che fanno? Vado ad insegnare perché alla fine almeno guadagno a fine mese una cosa, però porto con me la frustrazione di non fare quello che vorrei fare, un ripiego. E io ne conosco tantissimi, hanno detto io devo fare il professore, farei altro, non lo fare perché altrimenti tu rovini delle persone. Io non sarei in grado. Mia madre era insegnante, parlo con rispetto perché mia madre era insegnante e lo so quanto era innamorata. Mia nonna era insegnante e ho tantissimi amici insegnanti, quindi lo dico, come dire, per difendere una categoria che veramente non merita di vivere quella professione in questo modo. E questo è per rispondere alla domanda, perché solo questo secondo me è il punto, un fatto di educazione. I bambini, le nuove generazioni sono materiale umano, quello che vedono di più, leggono pochissimo e hanno i social a disposizione, che capiscono un pochino le due stronzate che ti guardi e te ne fanno vedere un altro milione, per quella sarà la tua realtà, la realtà che desideri, che non coincide mai con la tua verità e quindi tu vivi di un desiderio di realizzazione, perché poi non lo puoi realizzare, che tutto quello che avviene fuori di te è sempre meglio, quando invece la migliore versione dell'esistenza possibile ce l'hai dentro di te a portata di mano, non a portata di click. Questo è un premio itinerante, non è la prima volta che vado in giro a consegnarlo. Sono andato fino a Berlino da Jeremy Rifkin, che era lì per una conferenza, a consegnarlo. Il premio ricorda mio padre, che negli anni 50 fondò, creò, anche lui a suo modo, generò il consumatore, che fino allora non sapeva nemmeno di esserlo. La tutela dei consumatori non esisteva, lui viaggiava molto, soprattutto nel nord Europa, dove c'è una diversa attenzione alle cose, e forse cominciò facendosi delle domande una volta tornato in Italia: ma perché da noi le cose non possono funzionare meglio? E inaugurò all'epoca un gruppo di avanguardia, possiamo dirlo, che cominciò ad occuparsi di tutela dei consumatori. Per questo oggi lui è ricordato non solo come il fondatore della nostra associazione, ma come il fondatore del movimento dei consumatori in Italia. Allora, in questa edizione in cui parliamo di rigenerazione, abbiamo pensato che il premio Vincenzo Dona potesse essere intestato a chi crea non solo con le sue mani, Jacopo o Iago, ma crea valore e lascia valore agli altri. È quasi sempre questa la chiave per cambiare il mondo in cui viviamo. Alla fine questo è il senso, credo, della nostra esistenza, lasciare una traccia.
E visto che mio padre amava ripetere che la nostra sfida è di restare in orario con quel che succede, noi oggi pensiamo che le cose succedano in luoghi come questo. Quindi è davvero con grande onore che da parte di tutta la nostra organizzazione premio Dona per le personalità. Grazie. 2023. Grazie. Grazie a te. Di là del premio è comunque preziosissimo tutto lo scambio. Il premio è una cosa meravigliosa che dà entusiasmo e coraggio, però è bello lo scambio, l'umanità che c'è dietro i premi e le opere. Questo... Ti ringrazio molto anche per aver concesso di divagare dall'arte al supermercato. Come dico spesso, ci sono emozioni anche davanti allo scaffale. Il gioco oggi è quello di intuire, predire le emozioni del consumatore e di indirizzarlo. Ma la libertà di autodeterminazione è il valore nel quale crediamo e per il quale continueremo a lavorare, e anche tu in qualche modo ci rendi liberi con queste opere meravigliose. Grazie mille. Grazie a te. Grazie.